In Serbia si mantiene alto il livello delle proteste anticorruzione contro il presidente Aleksandar Vučić. Questo sabato in migliaia sono scesi in strada a Belgrado per quella che è la quarta settimana di manifestazioni antigovernative. Circa 25.000 persone hanno preso parte all'evento. Vučić, prima nazionalista, diventato pro-Europa, è accusato di aver instaurato un sistema autocratico e di praticare un totale controllo sui media. Sostengo queste persone, la mia gente, il mio paese, contro la dittatura e la violenza del governo. Va tutto male, non abbiamo libertà nei media né libertà per i giornalisti. Moltissimi avevano dei fischietti, un oggetto diventato simbolo delle proteste di piazza nel paese dal tempo dell'ex presidente Milosevic negli anni 90. Ci sono stati diversi scontri e il movimento Alleanza per la Serbia ha accusato attivisti pro-presidente di essere all'origine di quelle che ha definito provocazioni. Le proteste sono scoppiate dopo un violento attacco contro un politico oppositore lo scorso novembre. Vučić ha detto che è pronto ad ascoltare il popolo, ma non le bugie dell'opposizione. Dal canto suo l'Unione Europea lo ha invitato a migliorare la situazione, soprattutto per ciò che riguarda la libertà dei media. Così il nostro corrispondente. Ci sono proteste ogni settimana, da un mese ormai. Adesso la domanda è se le opposizioni riusciranno davvero a mantenere questa pressione e se soprattutto il governo e il presidente Vučić saranno a un certo punto costretti ad ascoltare e a dare delle risposte alle richieste di cambiamento. Will be forced to listen and to react to the growing call for change. Jorgen Samso in Belgrade for Euronews.